Non faccio alcuna fatica se devo ricordare il primo giorno che sono arrivato al Nabila. Ormai sono passati circa 15-16 anni e ricordo che era un giorno d'inverno. Qui non c'era quasi nulla, era una sorta di piccolo cubo di intonaco bianco con un patio sulla spiaggia. Ho incontrato Luca e abbiamo iniziato a ragionare ed è stato molto bello perché la volontà di costruire un ambiente che fosse non in realtà un luogo definito, ma un posto in cui stavamo bene noi. Il punto fondamentale che vogliamo raggiungere è questo annullamento del concetto dello spazio classico inteso come elegante, quindi raggiungere una raffinatezza però in questo ambiente che ha questa luce molto morbida, filtrata dalla tela bianca, questo rapporto molto stretto con l'esterno, con l'elemento naturale, quindi il rumore del mare, le onde, la visione della rocca romana, per cui questa sorta di anfiteatro che andiamo a creare, anche il fatto di posizionare il verde qui è proprio per permettere questo fluire continuo fra l'esterno e l'interno della sala. Sia le altezze che i materiali di costruzione l'hanno resa elegante di suo, anche perché il costruire una sala che avesse più o meno un aspetto decente con dei materiali e delle soluzioni tecniche diverse sarebbe stato molto semplice. Ovviamente noi abbiamo trovato la soluzione più complicata per avere però Vabbè, però l'effetto migliore probabilmente. no, anche perché poi la cosa che è importante è che si legge in realtà soltanto da una visione zenitale, però la forma di manta che ha questo telo è sempre un richiamo all'elemento marino, anche la forma di conchiglia che ha questo telo, questa sorta di vulva che copre tutta l'area, ci dà la possibilità di avere una grande disponibilità di area coperta, però allontanandoci anni luce da quello che è il concetto classico di sala. È un ambiente che ha un'indubbia potenza ed è di quella potenza che vogliamo parlare anche con quest'ultimo intervento che andiamo a fare quest'anno e quindi ripartire un po' dall'unico punto fermo che abbiamo. Questo Lido è nato nel 1956 e da lì partire con un ragionamento rivolto verso un futuro impossibile, un futuro che non c'è stato e quindi rivisitare attraverso le nuove tecnologie, i nuovi materiali, quello che era un culto del design degli anni 50 che ha avuto un'interruzione nella sua evoluzione, quindi riprenderlo e da lì ripartire ricostruendo un ambiente È utopico, una incredibile sorta di trovare in un'unica persona una collezione del genere degli anni 60, originale di buon gusto, direi, Sì, no, perché poi perché la particolarità è proprio quella che dovendo partire dal 56 e lavorando sugli anni 50-60, qui abbiamo anche tutta la sperimentazione dei materiali, no? Quindi facciamo queste teche sì, in cui dalla andiamo a rivoluzione delle mettere. plastiche degli anni Sì. 50 Ma anche queste chicche qua, come questi guantini qui, tutti fatti a mano, oppure questi qua, collegati a questo periodo storico, no? Sono davvero molto belli. Sì, e anche le piume di struzzo del ventaglio, il direi che. ventaglio da teatro. Sì, no, no, ne abbiamo un sacco di materiale, anche questi gioielli, questi cinturini, fiori fatti a mano. Ma no, direi che possiamo comporre tutto con queste cose qua. Sì. Noi dovremmo inserire tutto quanto in delle teche e all'interno di ogni teca ci andrà una borsa. È un oggetto di accompagnamento. Sì, forse questa è l'idea migliore. Facciamo praticamente 8 teche con 8 borse da sera e ognuno abbiniamo un dettaglio. L'idea quindi è partita un po' da lì, dal tentativo di costruire uno spazio in grado di raccontare l'idea della pausa, l'idea dello staccarsi da quello che è la vita di tutti i giorni o anche il concetto più classico di locale, di bar, di lido, di ristorante, ma creare un ambiente che uscisse fuori da tutti questi schemi e che raccontasse altro.